Carrù, seconda giornata di allenamenti per il Carrone, promosso in prima categoria. Siamo in compagnia di mister Giorgio Michelotti e del vice Filippo Guida. Allora, da chi iniziamo, insomma, per svelare un po' l'impressione di questo inizio di stagione? Magari inizio da te, mister, perché insomma questa è già la seconda giornata. Ti chiedo, beh, le impressioni, come è andato il primo allenamento, quello di ieri? Ma le impressioni sono positive. È un gruppo molto rinnovato rispetto all'anno scorso, dove ci sono stati parecchi cambi, e devo dire che fin da subito ho visto entusiasmo, ho visto voglia, e attenzione, applicazione da parte dei ragazzi, quindi questo è un buon punto di partenza. Il lavoro è lungo, ci andranno le solite 3 settimane di preparazione, dove cercheremo di prepararci al meglio, affrontare fin da subito pronti la prima giornata di campionato. Vengo al tuo vice, insomma, per fare un po' il punto di quello che il gruppo che avrete a disposizione, e soprattutto su queste prime giornate che sono sempre importanti, sempre delicate, un po' qual è il ruolino di marcia, ecco, su cosa vi concentrerete, perché non siete ancora al completo, come è normale che sia, però il lavoro che c'è, penso ce ne sia tanto. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, il lavoro ci sarà da lavorare, perché comunque è una prima categoria. È un campionato e sarà, penso, un campionato diverso da quello dell'anno scorso, però quello che è stato fatto l'anno scorso è già una buona base di partenza, quindi io penso di essere al posto giusto, al momento giusto e con le persone giuste, ecco, questo posso dire. Che gruppo pensi che la società ti abbia messo a disposizione? Perché l'ha accennato il mister, ci sono conferme ma anche arrivi, quindi c'è anche curiosità sotto questo punto di vista. Sì, ci sono anche molti giovani che alcuni conosco, perché come me arrivano dalla Monregale, vogliosi sicuramente, magari inesperti, però con un buon lavoro secondo me e con un po' di pazienza, perché comunque con i giovani bisogna aspettarli un po', no? Sì. Quindi sono fiducioso. Mister, torno da te, perché avete vissuto una grande stagione in seconda, adesso c'è una prima in cui ci sarà da battagliare. O tu che idea ti sei fatto? È un campionato, come ho sempre pensato e detto anche nelle precedenti interviste, un campionato molto molto impegnativo, diverso da quello di seconda, perché comunque c'è un salto tecnico e fisico molto, molto importante, quindi noi siamo una squadra, una società neopromossa, quindi è inutile, non possiamo ambire a chissà quali posizioni, se non quella di salvarsi il primo possibile. Questo è il nostro primario obiettivo. Ma c'è molta positività in questo, comunque, come ho detto prima, la società, il DS ha fatto un ottimo lavoro, ci siamo rinforzati nei reparti dove c'erano delle carenze. È vero, abbiamo perso dei giocatori che l'anno scorso hanno trainato il gruppo, hanno fatto quei pesanti, però abbiamo investito in altri ragazzi che secondo me, con il giusto entusiasmo e la giusta voglia, possono farci togliere grandi soddisfazioni.